Questo video è rilasciato con licenza Creative Commons by 4.0. Che cosa sei libero di fare? Puoi riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare questo materiale con qualsiasi mezzo e formato. Puoi remixare, trasformare il materiale e basarti su di esso per le tue opere e per qualsiasi fine, anche commerciale. Devi però seguire le seguenti condizioni. Devi riconoscere una menzione di paternità adeguata, fornire il link alla licenza come di seguito e indicare se sono state effettuate delle modifiche. Puoi fare ciò in qualsiasi maniera ragionevole possibile, ma non con modalità tali da suggerire che il licenziante avvalli te o il tuo utilizzo del materiale. Divieto di restrizioni aggiuntive. Non puoi applicare termini legali o misure tecnologiche che impongano ad altri soggetti dei vincoli giuridici su quanto la licenza consente loro di fare. Al termine del video troverai le indicazioni necessarie per citare adeguatamente il presente materiale. Salve a tutti, sono Jacopo Cerri, biologo della conservazione e socio di successione ecologica e oggi vi voglio portare con me nel mondo della scienza aperta, quella più pratica, con una presentazione che ha un titolo molto accattivante. Ok? Niente, vorrei essere un tutorial molto semplice su come si fa la scienza aperta, come si può contribuire da scienziati applicati a promuovere questo tipo di scienza. E l'acronimo non è casuale, sembra una trovata pubblicitaria, ma in realtà non lo è, perché se si dà una definizione, il sadomasochismo tradizionalmente è quella condizione in cui all'interno di un solito soggetto c'è la compresenza o l'alternanza di sadismo e di masochismo, dove il sadismo è un crudele e perverso compiacimento nel tormentare gli altri. E io credo che quando facciamo ricerca sperimentiamo il sadismo. Questo è un esempio chiaro di sadismo. Si prova piacere a tormentare ricercatori con lunghe richieste su ResearchGate per poter accedere alle loro pubblicazioni scientifiche che noi non riusciamo a caricare. Però c'è anche il masochismo, ovvero c'è la tendenza a compiacersi nell'avvilire se stesso, nel subire umiliazioni. Noi ci infliggiamo continuamente del dolore e quando per esempio cerchiamo di accedere ad articoli che sono protetti da un paywall, quindi che normalmente non possiamo leggere perché non apparteniamo a un'istituzione che ha pagato l'abbonamento all'editore. Malgrado poi magari questi articoli siano stati finanziati con dei progetti che sono stati mantenuti dalla fiscalità generale, oppure per esempio è masochistico anche quando ci sono dei tempi di pubblicazione estremamente lunghi. Il problema non è che la ricerca deve essere necessariamente rapida, il problema è che molto spesso il processo editoriale è incredibilmente lungo, è troppo lungo, è lungo soltanto per dinamica di mercato, perché poi alla fine non c'è una grossa discrepanza tra quello che noi mandiamo in revisione e il nostro elaborato finale che compare su una rivista. Il problema qual è? Che in teoria nel sadomasochismo viene inflitto del dolore agli altri o a se stessi per provare del piacere. Però in questo caso, a un certo punto, il dolore del processo editoriale supera il piacere di vedere il proprio articolo pubblicato su una rivista. Però c'è una buona notizia, cioè è possibile in pratica cambiare queste pratiche, è possibile cambiare il proprio modo di fare scienza e i cambiamenti maggiori sono anche gratuiti in realtà. La risposta è il Green Open Access, quindi pratiche di scienza aperta che sono basate sull'archiviazione, il cui onere ricade essenzialmente su noi ricercatori. Per chi non fosse pratico di scienza aperta, intanto lo incoraggio a documentarsi sull'argomento, ci sono tantissimi materiali online a partire dall'eccellente libro di Peter Zuber. Però in realtà è facile dare una classificazione di scienza aperta. Sostanzialmente la scienza aperta può essere di tipo green quando spazia
spetta all'autore archiviare, quindi l'autore è il soggetto che archivia preventivamente idee di ricerca, elaborate di ricerca oppure dati che ha raccolto. Quindi questo processo è quasi interamente gratuito, ma alcuni repository fanno pagare per l'archiviazione di dataset molto grandi, però solitamente non ci sono oneri. Molti di voi sono probabilmente più familiari con l'Open Access Gold, ovvero con l'autore che paga un soggetto terzo per fare le cose che spetterebbe a lui fare nell'Open Access Green. Un esempio chiaro, per esempio, sono le Article Processing Charges. Molti di voi saranno andati a leggersi articoli su delle riviste scientifiche che in realtà consentono di scaricarli da Google Scholar. Un esempio tipico è Plus One. Bene, quando voi volete scaricare questi articoli, potete scaricare questi articoli, molto spesso, diciamo nell'80% dei casi, è l'autore che ha pagato l'editore perché l'articolo fosse disponibile a tutti. Quindi c'è comunque una transazione economica e in questo caso la scienza è resa aperta da un soggetto terzo, in questo caso l'editore. E poi c'è una cosa che sembra open science ma non lo è il cosiddetto double dipping, sono i modelli ibridi. A volte alcuni di questi articoli sono aperti a tutti, però provengono da riviste che normalmente chiedono l'abbonamento per essere consultate. In questo caso gli autori pagano perché gli altri possano leggere gratuitamente gli elaborati scientifici, ma su un giornale per cui la propria istituzione paga già un abbonamento. Questa non è open science, è una pratica vergognosa, però insomma ci tenevo a dirvi che esiste. Sostanzialmente oggi vediamo all'opera tre strumenti, che sono le pre-registrazioni, i pre e i post-print e il data sharing. Il concetto di scienza aperta riguarda tutto il fare scienza, cioè come dicono gli inglesi, dalla culla alla tomba, from cradle to grave, cioè uno può fare scienza aperta a livello dell'idea di ricerca, può fare scienza aperta a livello di condivisione dei dati, quindi in quel passaggio intermedio in cui può condividere i dati che ha raccolto durante lo studio, e può fare ricerca a valle, può fare scienza aperta a valle, ovvero condividendo l'elaborato che deriva dall'attività di ricerca. Molto spesso si fa scienza aperta soltanto a valle, cioè è possibile condividere i propri elaborati di ricerca come preprint o come postprint oppure come articoli scientifici in Gold Open Access oppure in Green Open Access. Ci sono anche editori che vi fanno pubblicare gli articoli scientifici senza farvi pagare nulla. Però in realtà è possibile fare scienza aperta già nelle fasi preliminari e io stresserò molto questa cosa. Diciamo che, anzi, io consiglierei di partire proprio da questo, le preregistrazioni. Io sono sicuro che la maggior parte di voi non ha mai sentito parlare delle preregistrazioni, non ha idea di cosa siano le preregistrazioni. Il concetto è abbastanza semplice. Preregistrazione unisce due termini, pre e registrazione. Quindi è un qualcosa che viene fatto pre, quindi prima dell'inizio dello studio. È un tipo di scienza aperta a monte, quindi voi aprite la vostra attività scientifica a livello delle idee e la aprite a livello delle idee, quindi è una registrazione. Semplicemente voi scrivete prima dell'inizio dello studio quello che avete intenzione di fare, quindi documentate su un protocollo fisso e riproducibile quali sono le vostre ipotesi, quali saranno i criteri di inclusione dei dati, come tratterete i dati che raccoglierete, come le analizzerete e anche poi aggiungete ulteriori informazioni, per esempio come tratterete dati mancanti oppure come condividerete i vostri dati, per esempio. La cosa veramente carina della preregistrazione, allora in realtà chiunque la può fare artigianalmente. Quando io ho iniziato a fare ricerca pochi anni fa, mi avevano girato un documento per scrivere gli articoli, era un template, uno schema in cui c'era le classiche parti dell'articolo da riempire, quindi l'abstract, l'introduzione, materiale e metodo, eccetera, eccetera. Chi mi supervisionava all'epoca mi suggerì, guarda, questa cosa funziona molto bene anche per aumentare la qualità del tuo lavoro di ricerca, devi semplicemente scrivere un articolo finto all'inizio. Quella era già una preregistrazione ante litteram, però era un qualcosa che poi rimaneva sul mio computer, quindi
non c'erano vere e proprie garanzie circa la stabilità della mia idea di ricerca, non la registrava nessuno, rimaneva sul mio computer, però non c'era nessuna garanzia che venisse resa aperta agli altri. Le preregistrazioni invece archiviano il vostro protocollo di ricerca con un codice identificativo, hanno il DOI e una data di archiviazione. In poche parole è come se voi andaste dal notaio e lui con un timbro certifica che voi nella data X avete deciso di fare un certo studio secondo un certo protocollo di ricerca. E questo protocollo di ricerca poi viene archiviato, quindi viene tenuta traccia della vostra idea nel tempo. Questa cosa è molto importante. Io vi consiglio intanto di leggervi questo articolo che si chiama The Pre-Registration Revolution su PNAS, perché spiega un po' il concetto. E l'idea è molto semplice, cioè la preregistrazione serve a evitare trucchi nella raccolta dati o nell'analisi dei dati, perché magari voi avete delle ipotesi, i dati purtroppo non collimano con quello che voi pensavate prima dello studio, volete pubblicare i vostri dati in uno studio scientifico e quindi aggiustate il tiro, magari truccate l'analisi oppure scremate alcuni dati che non vi piacciono. Queste cose non sono etiche e con la preregistrazione si ha uno strumento che consente di arginarle. In realtà ci sono anche altri vantaggi, per esempio la preregistrazione consente di basare le proprie analisi su un protocollo sensato, cioè molto spesso uno si trova, se non parte con le idee chiare fin dall'inizio, si trova a analizzare e reanalizzare i propri dati una decina di volte e da ultimo non sa più dove va a parare. Questa cosa succede molto, io fuori ricerca ogni tanto con Google Trend o con Wikipedia, lì è tremendo perché vi scarica una tonnellata di dati in pochissimo tempo e se non avete le idee chiare fin dall'inizio voi girate in tondo per settimane. Poi la preregistrazione, siccome vi rende più concentrati, vi chiarifica le idee fin dall'inizio, tutela il benessere, perché in alcuni studi voi potete fare esperimenti sugli animali oppure sulle persone. In questo caso è fondamentale avere le idee chiare e un protocollo di ricerca chiaro per evitare, per minimizzare comunque il costo della ricerca, perché se io faccio ricerca clinica, somministro un farmaco, altro è il benessere degli animali o delle persone. E ovviamente devo minimizzare tutti i possibili danni che ne derivano e minimizzo i possibili danni anche essendo parsimonioso nelle analisi, quindi usando il protocollo più essenziale possibile, e la preregistrazione è fondamentale per averlo. Servono a evitare sprechi, perché così lo studio ha veramente un senso. Serve a pattuire le condizioni, perché con la preregistrazione voi, per esempio, se mettete su uno studio in cui chiedete ad altri autori di fornirvi dati, magari perché state facendo una meta-analisi, stabilite fin da subito quali saranno le condizioni dello studio, quindi anche gli altri riescono a capire fin da subito se per loro conviene oppure se il vostro studio merita una loro partecipazione o no. E poi la preregistrazione può essere utile anche per presentare un progetto. Ci sono molti grant, non tanto in Italia. Beh, in Italia in realtà ci sono dei tipi di grant per cui dovete comunque scrivere un'idea di ricerca. La preregistrazione è un po' più strutturata perché dovete compilare un modulo nelle sue varie parti, dopo vi farò vedere. Però ci sono dei grant internazionali in cui è richiesta la preregistrazione, ci sono anche dei journal in cui è obbligatorio preregistrare il proprio studio perché venga considerato nel processo editoriale. Il primo dubbio, il dubbio principale, forse anche l'unico dubbio che io ad oggi ho riscontrato verso la preregistrazione, è che la gente ha paura che registrando le proprie idee di ricerca gli altri gliele rubino. Questo è il dubbio principale che rende moltissimi studiosi cronicamente scettici nei confronti della preregistrazione. In realtà questo dubbio, secondo me, è legittimo, però non è un vero problema, perché le idee si possono embargare, ovvero voi archiviate la vostra preregistrazione, ma questa viene nascosta agli altri. Per esempio, voi decidete che può essere rivelata al mondo soltanto dopo 24 mesi, 12 mesi, 6 mesi, 5 mesi, insomma dopo tutto il tempo che volete. Credo il massimo sia 24 o 36 mesi, comunque è un lasso di tempo che, diciamo, vi tutela comunque come ricercatori e al contempo consente di avere una prova tangibile della vostra volontà di registrare a priori l'idea di ricerca. Poi c'è il preprint. Allora, molti di voi, io sono convinto che l'80% di voi non avrà mai sentito parlare di preregistrazione, però di preprint sì.
Il preprint, qua si comincia ad arrivare alla cosiddetta open science a valle, combina i termini pre e print, ovvero è pre perché il report dei risultati, come per esempio la versione preliminare di un paper scientifico, viene archiviato prima del suo rinvio in rivista, prima della fase di peer review, su una piattaforma. È print perché comunque voi archiviate una bozza che contiene i risultati dello studio. Possono essere risultati preliminari o risultati definitivi. Il preprint è nato in matematica e fisica. Mi pare che Archive sia stato inventato dai fisici perché loro diciamo che depositavano risultati preliminari e in questo modo questi potevano essere discussi dalla comunità accademica. A cosa serve il preprint? Il preprint è uno studio. È uno strumento intanto che massimizza la trasparenza del vostro processo di pubblicazione, cioè voi potete pubblicare risultati preliminari, quindi potete far vedere come i dati già preliminari sembrano e quindi si riesce a capire se li state truccando o meno dopo, oppure potete archiviare un qualcosa che è ancora grezzo, che non è stato sottoposto al processo di peer review. Vi sarete resi conto molto spesso che la peer review modifica profondamente il vostro elaborato scritto. E secondo me è fondamentale tenere traccia di questo processo, perché in alcuni casi la peer review arriva completamente a snaturare il senso delle pubblicazioni scientifiche. Non entro nel merito del fatto che questo possa essere giusto o sbagliato, dico che succede e che secondo me sarebbe interessante comparare gli articoli prima e dopo la loro pubblicazione per poterne apprezzare le differenze e capire qual è il peso del referaggio sulla qualità di quello che si legge. Ci sono pochissimi studi fatti su questo, in parte perché manca il materiale grezzo, non ci sono molti preprint. Secondo me è buona perché in realtà il preprint è anche uno strumento customizzabile, voi potete mettere la vostra bozza formattata come vi pare, con la struttura che vi pare, se dovete rispettare la struttura rigida degli articoli scientifici. È ottimo per raccogliere feedback, voi potete mettere il vostro elaborato scientifico su una piattaforma e gli altri possono commentare. Molto spesso le piattaforme per i preprint hanno canali social dove la gente può scrivere i propri commenti e le proprie osservazioni, quindi questa cosa è fondamentale, per esempio se siete all'inizio di uno studio, se state facendo uno studio di tipo esplorativo. Poi potete mettere risultati preliminari, quindi magari state facendo uno studio molto lungo, avete collezionato i dati in una prima occasione, sapete che la volta successiva sarà dopo molto tempo, però intanto può essere utile mandare fuori i risultati preliminari in modo che la comunità scientifica li possa vedere oppure vi possa appunto aiutare a aggiustare il tiro. Potete mettere la bozza, credo, nella lingua che vi pare, cioè dovete scrivere l'abstract e tutto il resto in inglese, però per esempio potete tradurre il vostro articolo, questa è una cosa che molti journal non consentono di fare, in realtà sarebbe fondamentale perché noi non siamo un paese che ha come lingua madre l'inglese e dove in realtà la conoscenza dell'inglese è anche relativamente limitata, quindi fornire una traduzione del proprio articolo può aiutare effettivamente a farlo circolare meglio in quei segmenti di popolazione che non parlano l'inglese. E poi il preprint vi consente di mantenere la proprietà delle idee, cioè voi archiviate il vostro output di ricerca scegliendo il tipo di licenza che volete, per esempio una CC BY 4.0, ma ce ne sono tante altre, e quindi non date chiave in mano quello che avete fatto all'editore. E poi c'è una questione di rapidità, cioè considerate per esempio ora siamo tutti a casa, io sto facendo questa cosa perché sono a casa come tutti voi, perché fuori c'è una pandemia di coronavirus. E questa pandemia va studiata, bisogna trovare risposte. E non è facile far circolare il sapere sul SARS-CoV-2 e sulla pandemia Covid-19 con il modello editoriale classico, perché la pubblicazione di un articolo, per quanto spesso lo migliori, richiede mesi. E qui i mesi non ce l'abbiamo, cioè è necessario far circolare rapidamente il proprio sapere. Con i preprint potete far circolare in forma rapida quello che avete fatto e quindi effettivamente la comunità scientifica può beneficiare di una trasmissione del sapere molto più rapida. E
In realtà il preprint serve anche a un'altra cosa. Questo è molto di nicchia, probabilmente non avete mai sentito parlare. Il preprint può consentire di invertire in realtà le dinamiche del processo editoriale. In molti casi, quando voi pubblicate, siete voi che andate dall'editore e inviate, cioè, e gli proponete il vostro lavoro. Quindi voi vi andate a cercare le riviste su cui lo volete pubblicare. Questa è una cosa che è tipica del nostro settore, ma non è l'unico modello. È possibile, per esempio, invertire l'ordine di queste due cose. Potete farvi cercare dagli editori, potete farvi cercare dai journal, per cui condividendo un preprint su una piattaforma indicizzata, in alcuni casi sono gli editor che vi vengono a cercare perché sono interessati a quello che avete fatto. Per esempio, l'anno scorso a me avevo pubblicato un preprint su delle specie invasive e mi scrisse una mail un editor di Plus One per chiedermi di considerare la sua rivista. Mi disse che gli avrebbe fatto piacere se avessi pubblicato il mio lavoro su Plus One. Ora, io l'avevo già mandato su un'altra rivista, per cui alla fine non se ne fece nulla, però il preprint vi fornisce anche questa possibilità. Per esempio, lo potete caricare su questa piattaforma che si chiama Peerage of Science. È un servizio, praticamente è una comunità di accademici che si impegnano a farsi la peer review incrociata tra di loro su base volontaria e che, per esempio, è monitorato attivamente da vari editori. Quindi il preprint vi consente di ampliare anche le possibilità editoriali di quello che fate. Il dubbio principale è molti, quando ho iniziato a archivare preprint, il dubbio di molti colleghi era sempre quello: però ci vuole un sacco di tempo a scrivere e archiviare, cioè alla fine noi perdiamo già un monte di tempo a mandare lavori sulle riviste. Praticamente significa raddoppiare il tempo. In realtà non è così, perché appunto il preprint non ci sono proprio dei requisiti di formattazione, lo potete mandare un po' come vi pare, per cui non richiede tutto questo tempo. E poi, ok, sì, vi si raddoppiano magari anche i tempi, vi si raddoppia il tempo di cui avete bisogno per pubblicare i vostri risultati, ma in realtà percentualmente su un processo editoriale che normalmente dura dai 4 ai 12 mesi, dai 6 ai 12 mesi, cioè per vedere l'articolo in rivista, tutti noi aspettiamo, nel caso più fortunato, 2 o 3 mesi, ma la realtà è diversa, cioè a volte a me mi hanno pubblicato gli studi dopo un anno. Personalmente non credo che spendere una giornata in più per archiviare il proprio lavoro e renderlo accessibile a tutti vada a incidere su questo budget di tempo, per cui questa obiezione non ha nessun senso. E poi c'è il post-print. Allora, il preprint magari l'avete sentito parlare perché a volte l'avete scaricato. Il post-print, questo sconosciuto, secondo me l'avete sentito parlare addirittura meno delle pre-registrazioni. Il post-print combina post e print, ovvero è post, quindi voi avete già pubblicato su rivista quello che dovevate pubblicare, i risultati del vostro studio, è print, ovvero è equivalente all'articolo che voi avete scritto con le correzioni del processo editoriale peer review. Voi potete tranquillamente archiviare il vostro articolo. Ci sono però soltanto due condizioni da rispettare. Il primo è che deve essere scaduto l'embargo. Molte riviste scientifiche hanno un periodo in cui, da accordi editoriali, è vietato condividere l'articolo che loro hanno pubblicato, sempre che non sia in Gold Open Access, cioè se voi avete pagato le Article Processing Charges, avete pagato l'editore per renderlo aperto a tutti, gli avete dato $1,500 e lì lo potete mettere dove vi pare. Normalmente non potete farlo per quegli articoli per i quali non avete pagato, sono chiusi, però la rivista specifica che c'è un periodo oltre il quale l'articolo può essere condiviso. Solitamente sono dai 12 ai 36 mesi. Come può essere condiviso? Voi lo potete archiviare su una piattaforma sformattato, quindi non ci deve essere la formattazione tipica della rivista. Potete per esempio archiviare un PDF generato dalla bozza Word che gli avete mandato. Se avete perso la bozza Word, potete copiare quello che c'è scritto nell'articolo su Microsoft Word sformattandolo e lì lo potete archiviare. Lo potete archiviare su varie piattaforme, ce n'è addirittura una istituzionale del MIUR che è Iris, dove per esempio diversi docenti, credo sia obbligatorio l'archiviazione dei propri post print per la valutazione della qualità della ricerca,
E a cosa serve il post-print? In realtà serve intanto a garantirvi la proprietà di quello che avete pubblicato, perché altrimenti l'avete trasferita integralmente all'editore e voi non ce l'avete più. Se un domani, per esempio, non lavorate più nel vostro istituto di ricerca che paga l'abbonamento, dal vostro computer di casa non potete più accedere ai journal su cui avete pubblicato. Per cui, se non siete stati abbastanza furbi da scaricarvi il PDF e da archiviarvelo da qualche parte, potete anche perdere quello che avete pubblicato. E poi comunque il preprint consente di rendere fruibile a chiunque i vostri articoli scientifici, anche dopo la fase di peer review. A questo punto vi sarete già chiesti, ne sono assolutamente sicuro, vi sarete fatti questa domanda: ma io i miei articoli li ho già messi tutti scaricabili su ResearchGate, non ho bisogno di metterli su Iris, non ho bisogno di metterli su un archivio, perché chiunque va sul mio profilo ResearchGate, io ci ho già caricato tutti gli articoli che ho pubblicato, anche quelli per cui non ho pagato, e chiunque se li scarica da lì. Ecco, non lo potete fare, perché ResearchGate intanto è un soggetto privato, quindi intanto non lo dovreste fare perché non è una scelta furba. ResearchGate è un soggetto privato, cioè è un social network gestito da una società che credo sia stata comprata anche da qualcuno, non mi ricordo se da Microsoft o da Springer. Comunque il suo scopo è fare networking, è una vetrina in cui esporre i vostri lavori, però è una vetrina gestita da un privato, può fallire, può cambiare la propria politica di condivisione, oppure può essere comprato da qualcuno che vieta di esporre i vostri lavori. Non è una piattaforma di archiviazione, ci sono i termini di un contratto che voi sottoscrivete quando vi registrate a ResearchGate, che dice che la responsabilità di quello che ci mettete è vostra, però quello che poi viene fatto con quello che ci mettete sopra lo decide ResearchGate. Quindi ResearchGate non vi dà nessuna garanzia che il vostro lavoro sarà lì per sempre, o per esempio che vi ricontatteranno e vi renderanno indietro i lavori che ci avete caricato qualora dovesse chiudere, non sta scritto da nessuna parte. E soprattutto ResearchGate scarica su di voi la responsabilità delle violazioni del copyright, perché quando voi non pagate per pubblicare un articolo scientifico, l'editore è ben contento di sottoscrivere questo accordo qui, purché voi sottoscriviate un contratto che sono quelle 10-12 spunte che immancabilmente cliccate senza leggere quando si pubblica un articolo, in cui vi impegnate a trasferire a lui il diritto d'autore e vi impegnate a non mettere gli articoli formattati aperti a tutti. Quindi su ResearchGate voi non potete mettere gli articoli per i quali non c'è l'open access, quindi gli articoli che sono accesso chiuso su rivista, su quelle riviste che vogliono l'abbonamento per essere letto, voi su ResearchGate non li potete mettere perché state violando il copyright. Ora ResearchGate ve lo chiede, per esempio quando caricate un articolo vi chiede: siete consci del copyright della vostra pubblicazione? Però fino a un paio d'anni fa non lo chiedeva. Quindi ResearchGate non sostituisce le piattaforme di archiviazione dei post-print come Iris. E poi l'ultima parte è il data sharing. Il data sharing qua lo tocchiamo marginalmente, però è interessante da menzionare. Molti di voi si rendono conto che è possibile condividere i dati del proprio studio quando la rivista scientifica dove avete mandato il lavoro in review ve lo chiede. Se no, normalmente in biologia e in ecologia fino a 15 anni fa non c'era la prassi di condividere i dati del proprio studio. Questo è un grosso problema, perché in realtà condividere dati è importantissimo, perché consente per esempio di saggiarne la qualità oppure consente di riusarli per una meta-analisi. Fatto sta che fino a 15 anni fa non c'erano nemmeno le piattaforme per condividere dati in modo libero, per cui era nata la prassi di poter condividere, quando misero i primi journal in formato digitale, di poter mettere i propri dati sul sito dell'editore. Poi nel corso del tempo addirittura gli editori hanno pensato di creare dei journal il cui unico scopo, come Nature Scientific Data, è condividere dataset. In realtà io vi do questo consiglio, nel senso, se un editore, che poi sostanzialmente è una multinazionale che genera profitti dagli elaborati scientifici che li mandate, vi chiede di inviargli dati, state tranquilli che non vi sta facendo un favore, cioè nel senso, con quei dati
lui saprà mettere a frutto i dati che gli regalate. Infatti gli editori vi chiedono dati, di archiviarli in modo che trasferiate la proprietà di questi dati all'editore, che poi un domani li potrà tranquillamente vendere. L'alternativa a questo modello in realtà è che ci sono, esiste, è anche abbastanza facile, ci sono moltissime piattaforme dove è possibile condividere i propri dati. E però molti colleghi, forse anche qualcuno di voi, dirà che ma i dati che ho raccolto io non li condivido perché sono miei. In realtà questa è una pagina di LinkedIn con un post molto interessante. I dati di ricerca non sono quasi mai nostri in senso stretto, perché se sono raccolti da un progetto per il quale siamo pagati da un ente pubblico, i dati appartengono ai contribuenti, quindi in ultima analisi non sono dati nostri. Inoltre, anche qualora avessimo pagato di tasca nostra per realizzare uno studio e raccogliere quei dati, non condividere i dati è estremamente limitante. Quindi tra poco vi farò vedere che è possibile condividere, anche qui decidendo la licenza, quindi decidendo come questi dati possono essere guardati, utilizzati e citati, è possibile tranquillamente archiviarli e renderli aperti a tutti. Quindi il senso di questa prima parte, il senso di questa presentazione, è che la scienza aperta si può fare. E la può fare chiunque, la può fare anche lo scienziato applicato, la posso fare io, la potete fare voi che di lavoro non archiviate dati scientifici. È possibile tranquillamente unire le pre-registrazioni, i pre, post print e il data sharing, e oggi ci sono piattaforme che vi consentono di fare tutte queste cose. In particolare, secondo me, ci sono tre piattaforme che sono particolarmente interessanti. La prima è Zenodo. Allora, Zenodo è una piattaforma per la scienza aperta che è implementata dal CERN e che è una delle prime, tra l'altro. È una piattaforma molto flessibile che vi consente di caricare tante cose diverse. È questa Zenodo. Vediamo se riesco a farvela vedere. Zenodo vi consente di archiviare un po' tutto, è una piattaforma grande, c'è caricata sopra tantissima roba e ha soltanto due difetti: vi consente di caricare tutto Zenodo, vi consente di caricare presentazioni, preprint, postprint, dataset, è molto buona secondo me per i dataset. Secondo me c'ha soltanto due problemi: il primo è il logo di Zenodo è terrificante, uno dei loghi più brutti che abbia mai visto su internet, sembra, non so, sono una marca d'orologi della Decathlon, un integratore. E poi però c'è un problema più serio, ovvero che Zenodo non è indicizzato su Google Scholar, per cui se archiviate un preprint su Zenodo non ha tanta visibilità. Però al netto di questo problema, Zenodo è una piattaforma ottima. E poi c'è BioArchive. BioArchive è molto famoso in biologia e in ecologia perché è stato uno dei primi server per archiviare preprint in biologia e in ecologia. È gestito dai laboratori di Cold Spring Harbor. BioArchive, eccolo qui. E anche BioArchive è molto buono. BioArchive invece ha un logo splendido, tra l'altro, è uno dei loghi che mi piace di più in assoluto. E potete metterci più o meno quello che volete. C'è soltanto un problema, che BioArchive consente di caricare soltanto preprint e dataset associati a preprint. Non potete caricarci sopra materiale eterogeneo, non potete caricarci sopra presentazioni oppure pre-registrazioni, però per il resto è molto buono. È indicizzato su Scholar, è indicizzato su Web of Science e ha una pagina molto raffinata. Vediamo se riesco a farvi vedere una cosa. Questo è un preprint mio. La pagina di BioArchive secondo me è molto buona. Questo è un lavoro questo è il lavoro per cui ci aveva contattato l'editor di PLOS ONE. La pagina è molto buona e c'ha una cosa fighissima, ovvero che vi consente di vedere le metriche, quindi quante persone hanno scaricato il vostro PDF, e poi compila le altmetriche, che sono tutti questi indici di impatto che noi in Italia non utilizziamo, ma che in altri paesi vengono usati al posto dell'impact factor. Poi è carino perché comunque è abbastanza attivo sui social, c'è tante persone che lo vedono e tutto. BioArchive è una piattaforma molto buona se volete archiviare preprint, vi consente di fare solo questo, però è molto seguita dagli editor delle varie riviste. Addirittura se scrivete su in LaTeX, qualcuno di voi non so se ha mai usato Overleaf è praticamente una piattaforma online per scrivere online su LaTeX.
ha un'opzione per mandare il vostro preprint direttamente su BioArchive da qui, quindi non dovete smattare a perdere tempo, diventa ancora più istantaneo. Oppure credo che addirittura ci siano modi per mandarlo da BioArchive in review su alcune riviste che normalmente sono collegate. E però gestisce solo preprint. Infine, questa cosa ci spende un po' più di tempo, c'è l'Open Science Foundation, OSF, che non è l'OSF quella di Soros, credo sia un altro ente, è una piattaforma omnicomprensiva sulla scienza aperta. OSF è spettacolare, praticamente voi potete farci qualsiasi cosa. Il logo è anche un po' meno brutto di quello di Zenodo, non è accattivante come quello di BioArchive, però è comunque carino. OSF vi consente di mettere insieme le preregistrazioni, preprint e postprint in un singolo progetto, quindi è carino perché vi fa aprire una piccola paginetta dedicata a un'attività di ricerca che state facendo e potete mettere tutto quello che avete fatto all'interno di quel progettino su un'unica pagina. Quindi è comodo effettivamente per tenere traccia di quello che stanno facendo i vari ricercatori, soprattutto per esempio per chi produce tonnellate di codici software, li può condividere via via, è molto buono OSF. E anche un'opzione carina, ovvero che oltre a consentirvi di scegliere la licenza su quello che archiviate, potete scegliere dove archiviarlo, perché già vari server, credo che due siano negli Stati Uniti e uno in Germania, quindi potete anche scegliere dove stanno i vostri dati geograficamente. OSF consente di caricare, io credo sia l'unica piattaforma che ha una sezione dedicata alle preregistrazioni. Questo secondo me è spettacolare perché ha una sezione dedicata, si chiama OSF Preprints, e potete archiviarle con l'embargo, quindi la vostra idea di ricerca sta comunque protetta, potete tenerne traccia, potete documentare agli altri che l'idea è venuta in un determinato periodo temporale, ma gli altri non lo vedono se voi non lo volete. Non sono sicuro, per esempio, che Zenodo vi consenta di fare questo. È molto carino perché addirittura OSF tutti gli anni ha un'iniziativa, credo, non so se la fa ancora, però fino a 2 anni fa c'era, per cui vi potete candidare al premio per la migliore preregistrazione, ci sono in palio $1,000, 500 o $1,000. E poi ha una sezione spettacolare per i preprint, cioè ha tantissimi tipi di archivi diversi per i preprint. C'è una moderazione, come per esempio su BioArchive, dovete aspettare 1 o 2 giorni, nel senso che c'è una persona che legge quello che avete scritto, controlla la compatibilità tematica del vostro preprint con l'archivio, e poi dopo è fatta, cioè nel senso che l'archivio ne compare da sé su Google Scholar e ResearchGate. Vi volevo far vedere come funziona OSF, secondo me OSF merita veramente uno sguardo più approfondito. Vi potete registrare con ORCID, vediamo un po', ci metto un pochino di tempo, però vale veramente la pena. E alla fine potete accedere a una pagina, a un dashboard, quindi a un qualcosa di personalizzato su di voi, dove ci sono tutti i vostri progetti di ricerca. E poi è molto carino perché potete vedere le preregistrazioni, potete vedere tutto. Vi faccio vedere, vedete, c'è una pagina ai miei progetti, quindi voi potete accedere a tutti i progetti che avete. My Quick Files, che vi fa vedere tutti i file grezzi che avete archiviato. Per esempio c'è questo progetto che questo sarà fatto con un collega che saluto, che è Emiliano Mori, altro socio di Successione Ecologica, e qua avevamo preregistrato un'idea di ricerca sui cambiamenti socio-economici e le relazioni uomo-fauna, quindi volevamo studiare in che modo la caccia e il volontariato animalista cambiassero in funzione dei cambiamenti socio-economici a livello comunale. E potete archiviare, qua vedete come funziona, nel senso c'è un documento da compilare in cui dovete descrivere il vostro progetto senza limiti di lunghezza, dovete specificare le ipotesi, dovete fornire il piano del vostro disegno dello studio, il vostro piano di campionamento, il vostro piano di analisi, e poi potete aggiungere quello che vi pare, tutte le reference, okay. È fatto molto bene perché secondo me vi consente di stipulare chiaramente fin dall'inizio le condizioni del vostro studio. C'è anche un vantaggio pratico, cioè che se scrivete bene l'introduzione dopo è già scritta per gli articoli scientifici. Secondo me è un vantaggio dal punto di vista utilitaristico, è una cosa che si apprezza molto. E poi ci sono anche i preprint. Potete vedere, questo è un preprint
che si è fatto, si è analizzato i trend delle ricerche su Google e su Wikipedia, diciamo ricerche legate ai pipistrelli prima e dopo il coronavirus. E qua potete vedere tutti i dataset che io ho scelto di archiviare a Francoforte, in Germania, dello script e il dataset delle analisi per questo studio in cui abbiamo fatto delle analisi a scala italiana e che poi è stato archiviato su una piattaforma legata a OSF che si chiama EcoEvoArchive, che è l'archivio per chi fa ecologia e evoluzione, e è carinissimo. Qua ci avete tutto integrato, potete scegliere la licenza, vedete io ho scelto una CC BY 4.0, lui vi dice addirittura anche i termini della licenza, c'è un DOI che è indicizzata, poi compare dopo una settimana o due, compare anche su Scholar, c'è anche per citarla automaticamente sui journal come funziona, perché preprint si possono citare. Insomma, vedete che OSF può essere una piattaforma univoca, non univoca, una piattaforma unica dove fare scienza aperta. E niente, questo è quanto. Io vi ringrazio molto per aver seguito questa iniziativa, per la vostra curiosità verso la scienza aperta. E diciamo che in sostanza io vi do i seguenti consigli. Provate a preregistrare l'idea, se è possibile. Possibile significa se il vostro contratto vi consente di farlo, se il vostro istituto di ricerca consente di preregistrare le idee, ma di solito dal punto di vista legale non ci sono problemi. Archiviate preprint prima di mandare gli articoli in review. Dopo non lo potete più fare, è fondamentale per renderli aperti a tutti. E quando archiviate preprint condividete i dati, tanto avete visto, le solite piattaforme ormai vi consentono di fare entrambe le cose. Ogni 12-24 mesi controllate i vostri articoli pubblicati, vedete se gli è scaduto l'embargo e caricate il post-print sformattato su Iris oppure su Zenodo oppure su OSF, credo si possa fare anche con i post-print. Preparatevi all'incomprensione dei colleghi, perché purtroppo queste pratiche sono ancora molto limitate nel mondo della ricerca e tanti non capiranno, per cui c'è tanta strada da fare e questa strada è in salita. E poi quando avete fatto tutto questo vi potete comprare le scarpe con le dita, come ho io, quelle da programmatore strano, installarvi Linux, fumare la pipa e abbracciare il lato oscuro della scienza aperta, quindi diventate delle persone, insomma, che se non vengono internate sono comunque discriminate. Però in realtà è molto bello perché la scienza aperta è aperta e democratica. Questa cosa l'ha detta Linus Torvalds, forse la cosa più bella della scienza aperta, lui parlava di open source, quindi dei software i cui codici sono condivisi con tutti, è che consente a persone veramente diverse di lavorare insieme. Non devi per forza lavorare con i colleghi che ti piacciono e questa secondo me per la scienza è una forza enorme perché ti consente di massimizzare veramente la platea di persone che beneficiano della tua scienza. Quindi, se avete delle domande, se avete dei dubbi su quello che avete sentito, dei complimenti o degli insulti, questa è la mia mail e potete scrivermi. Io vi ringrazio. Adesso cerco di salutarvi con la webcam. Bene, non me lo fa fare perché no. E vabbè, Guccini è molto più esperto di me. Guccini ha tipo 75 anni, lui ci riesce, io no. Comunque, insomma, vi saluto e vi ringrazio. Alla prossima.